Siamo a Piazza Santa Maria del Buon Consiglio, è un esempio significativo del patrimonio culturale di Bari. Il patrimonio culturale nella città, tra le strade, tra le piazze. Questa è una chiesa bizantina, una chiesa medievale, trasformata poi nel corso del tempo, fino a quando, ahimè, è stata abbattuta nel 1939, per poi essere sistemata così. È una chiesa, ma è una piazza e quindi dovrebbe essere vissuta in quanto tale. È un esempio di tanti punti del patrimonio culturale qui nella città vecchia di Bari, quando è possibile semplicemente camminando per le strade e per le piazze imbattersi nella storia della città. Qui accanto c'è il Museo archeologico di Santa Scolastica, a due passi l'importante sito archeologico di San Pietro. Ecco, bisogna saper mettere a sistema tutto ciò, bisogna soprattutto saperlo raccontare innanzitutto ai baresi e anche, perché no, ai turisti, proprio per qualificare il turismo a Bari. Noi pensiamo soprattutto non solo ad una forma di cura e manutenzione e di decoro di questi luoghi, ma anche e soprattutto alla partecipazione attiva dei cittadini che devono sempre di più sentire questi luoghi come propri e curarli. Fino a pochi anni fa qui c'erano fiori, piante, c'era un giardino. Ecco, dovrebbe continuare ad essere sentito come tale, un luogo di incontro, di relazioni, di cultura e di storia. E questa è la nostra idea di patrimonio culturale, non più solo eventi e spettacoli, ma valorizzazione del patrimonio culturale anche per creare economia sulla base della cultura.